Con l'arrivo di lui si sono scatenati i tifosi. Poco dopo mezz'ora è arrivata lei, puntuale alle 18 a bordo di una Mercedes, Stefania Scoditti, per il sì con l'attaccante della Juventus Mirko Vucinic. In abito bianco, lunghissimo velo e un bouquet rosa si è presentata così davanti alla chiesa madre di Mesagne, sotto gli occhi dei tanti curiosi, gli obiettivi di telecamere e paparazzi in una piazza blindata, sorvegliata a vista da steward e poliziotti. Mesagne si è ritrovata improvvisamente blindata per il matrimonio del secolo, probabilmente, soprattutto per quello di una sua figlia. Stefania, infatti, è nata a Mesagne, mesagnese suo padre, lontano parente del sindaco Scoditti, invitato alle nozze. Fra gli ospiti d'onore della cerimonia, Alina Seredova, ma anche Francesco Totti e la moglie Ilari Blasi. Fra i volti noti del calcio, invitati all'evento anche altri campioni, bianconeri Marco Sturari, testimone dello sposo e secondo portiere della Juve, e l'allenatore Antonio Conte. Presenti anche Jovetic, l'attaccante montenegrino della Fiorentina. Oltre 300 gli invitati alla cerimonia, con rito misto cattolico e ortodosso, e che hanno proseguito i festeggiamenti a Masseria Traetta, lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Celemessapica per il taglio della torta e un menù rigorosamente pugliese. La coppia, che ha già due figli, ha coronato così la sua unione, vivendo a Lecce, dove tutto è nato ai tempi della maglia giallorossa del capoluogo salentino.